È iniziato lo sgombero dell'ex mercato coperto di via Oberdan a Pietrasanta in vista dell'apertura del cantiere per la realizzazione del Museo Mitorai. Imprese già al lavoro per liberare lo spazio dell'ex mercato da attrezzature e materiali ancora presenti al suo interno. Operazioni necessarie per consentire la successiva demolizione dei 5 fabbricati adiacenti al corpo centrale dell'edificio, che richiederanno almeno 3 mesi. Parliamo di circa 7.000 metri cubi, fra cui gli ex magazzini. I lavori, nel cronoprogramma del progetto esecutivo, dureranno 311 giorni. L'amministrazione comunale, salvo imprevisti, punta ad inaugurare il museo dedicato all'artista franco-polacco e cittadino onorario di Pietrasanta nel giugno 2021. Inizia il vero cantiere per la realizzazione del Museo Mitorai. Prossimi giorni partono le demolizioni esterne al complesso dove sarà il nuovo Museo Mitorai, quindi gli impegni che stiamo portando avanti sono impegni che ci siamo presi e stiamo realizzando, portando a compimento. Quindi stamattina la ditta, credo nel giro di una settimana, 5 giorni, dovrebbero aver completato questo sgombro. Quindi le ditte, come la ditta Maggi, si trasferirà in questi giorni nella nuova sede. Quindi siamo veramente partiti. Il progetto, che sarà anche un intervento di decoro e riqualificazione urbana, prevede il mantenimento della struttura esistente di quello che era il mercato coperto per realizzare uno spazio super pubblico con una nuova piazza che mette in connessione via Oberdan con il foyer per celebrare il rito dell'urbanità e della condivisione. Il museo ospiterà la collezione di Mitorai, ma sarà dotato anche di uno spazio per le mostre temporanee e un ristorante-caffetteria al piano del giardino verso sud.